Chiara, cara Chiara Appendino, buongiorno e bentrovata. Lei è quell'entrata di quel liceo, ho saputo che lo conosce molto bene perché è il liceo Gioberti di Torino, dove lei è stata, peraltro è stata in classe con un mio autore. Sì, con Andrea Punzo, anche ecco. Esattamente, esatto. Per glielo faccio rivedere, guardi, ha fatto una brutta fine, l'abbiamo imbavagliato con le cuffie, però insomma, lei se lo ricorda com'era un tempo. Allora, Appendino. Eravamo un tempo, anch'io quando andavo al liceo ero più giovane. Allora, scusi, Appendino, però questa cosa è importante, dato che questo è un pezzo di vita di ognuno di noi, io perciò le faccio una domanda, perché io da donna e da madre che ha vissuto quei giorni su di sé, sui propri figli, so benissimo cosa stiamo chiedendo a questi ragazzi e faccio fatica a capire perché in un paese come il nostro, perché siamo gli unici, lo voglio ricordare questo, abbiamo chiuso per primi, riaperto più tardi di tutti, abbiamo richiuso subito, cioè abbiamo così sottovalutato il tema scuola. Lei che deve essere fatta, ne parla lei per esempio anche con il ministro Azzolina che è del suo stesso partito, piuttosto che con altri, con Di Maio? Beh, da mamma ma anche da sindaca abbiamo tutti vissuto l'effetto del primo lockdown che è stato oggettivamente da un certo punto di vista devastante per i ragazzi, le ragazze, i più piccoli che non hanno potuto vivere la comunità scolastica. Non a caso la ministra Azzolina, ma ovviamente anche presente nel Consiglio, tutta la squadra di governo ha lavorato per riaprire, cosa che poi è avvenuta. Ci sono state nuovamente delle difficoltà, noi stiamo lavorando affinché i ragazzi e le ragazze possano evidentemente tornare negli ambienti scolastici. Per quanto riguarda la nostra parte di competenza diretta, penso ai più piccoli, no? Lo 06 che è dove agisce la città, stiamo garantendo tutti i servizi, abbiamo dovuto anche assumere personale perché è complicato e quindi anche come ANCI, come sindaci metropolitani, abbiamo incontrato proprio la ministra Azzolina qualche settimana fa mettendoci a disposizione per garantire un rientro in classe in sicurezza. Io penso che ci siano ancora delle esigenze e dei nodi che debbano essere risolti. Innanzitutto il tema dei trasporti, di cui si è discusso a lungo, e poi c'è anche un tema che aiuterebbe molto noi sindaci, e cioè un intervento, e anche il personale scolastico che ringrazio, immediato con tamponi rapidi o comunque tracciamento che permetta di garantire che chi non è positivo possa rientrare, esatto, a scuola. Fatevi velocemente. Fatevi sentire, sindaco, su questo. Fatevi sentire. Senta, mi ascolti, perché non va bene per le famiglie quello che sta accadendo. E mi scusi, un'altra cosa. Vediamo ancora Torino. Vediamo domenica. Io ero in questo studio durante la mia diretta domenicale. Parlavo con Galli e Ricciardi dei problemi, gli assembramenti, il Natale. Esco di casa e mi ritrovo in una Roma piena zeppa, vedo le immagini e vedo Torino piena zeppa, Milano piena zeppa, come si fa a evitare questo? Perché diventa un po' paradossale, no? Le scuole chiuse, i discorsi su sei a tavola a Natale e poi tu esci e trovi le città messe così, lei che sta facendo a Torino su questo? Mi faccio fare una premessa perché penso che sia importante. È vero che c'erano tante persone in strada, ma è altrettanto vero, e l'ho dimostrato nelle vostre immagini, che tutti mettevano la mascherina e che i negozianti, i commercianti hanno fatto un lavoro straordinario per cercare di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono usciti. Ed è altrettanto vero che col passaggio da zona, parlo per la mia regione, la mia città, col passaggio da zona rossa arancione si aprono delle attività ed è fisiologico che le persone escano. Significa che dobbiamo abbassare la guardia? No. Tant'è che noi su alcuni punti specifici dove ci sono state maggiori assembramenti, penso ad esempio a dei grandi negozi che hanno creato la fila in spazi pedonali, esatto, stiamo lavorando insieme a loro per cercare di evitare che ci siano maggiori assembramenti. Mi faccia solo dire due cose. Noi abbiamo messo molte pattuglie in strada e lo faremo ancora e stiamo rafforzando i controlli. Però è altrettanto vero che una delle prime cose che può fare ciascun cittadino è cercare di fare gli acquisti vicino a casa il più possibile, riducendo la mobilità, gli spostamenti e anche il rischio assembramenti. Ognuno di noi può fare la sua parte, questo è sicuro.